Angria attesa da un ricco calendario di eventi religioso, subito dopo la pausa di Ferragosto. Il prossimo 29 agosto, con il martirio e la decollazione di San Giovanni Battista, terminano i solenni festeggiamenti in onore del patrono San Giovanni, che successivamente sarà riposto nella sua cripta sulla navata destra della collegiata battistina. Settimana intensa di eventi anche per la festa della Regina Pacis, la Madonna della Pace, che si svolgerà come ogni anno tra Via Nazionale e il prolungamento del Corso Vittorio Emanuele. Suggestiva è stata la celebrazione per l'alzata del quadro con l'effigie della Madonna che sovrasta la facciata della chiesa, illuminata dalle luci della festa. Eventi civili e solenni si svolgeranno dal 4 all'11 settembre prossimo, quando ci sarà il culmine dei festeggiamenti. A fine settembre è invece prevista l'antica festa dei Santi Cosma e Damiano, che si svolge nel suggestivo borgo angioino di Via di Mezzo. Le statue dei due santi sono riposte nella Cappella Pisacane, dove si possono ammirare anche le statue dei sette santi dormienti.